giornata molto densa, molto impegnativa, perché affronteremo tanti temi con questo titolo molto impegnativo: il carcere, ripartire dalla Costituzione. Avremo una parte dedicata al progetto di ristrutturazione del carcere e poi avremo invece le parti sulla riforma possibile del carcere e presenteremo anche il libro degli scritti di Alessandro Margara. E iniziamo questa giornata. Ringrazio i presenti. C'è una classe dell'istituto di scuola media superiore per geometri, mi pare, una classe che credo sarà particolarmente interessata a queste presentazioni da parte degli architetti del progetto che ci impegnerà nei prossimi mesi. Iniziamo questa mattinata con un atto che non è formale ma è significativo, è la firma di un protocollo fra il comune, il carcere, il volontariato, il garante, per l'utilizzo, la valorizzazione della biblioteca, il rapporto fra biblioteca comunale e biblioteca del carcere. Quindi adesso c'è presente il sindaco Fontanini, l'assessore Cigolot e le persone, la direttrice del carcere, dottoressa Paolini, il funzionario dirigente che sottoscriverà per il comune l'atto. È abbastanza significativo perché la crisi del carcere, di cui parleremo oggi, è anche superabile con un impegno, certo, per le possibilità di lavoro, ma anche quelle di possibilità di studio e di arricchimento culturale. Quindi questo non è un fatto da poco, molto importante, quindi noi procediamo alla firma davanti a tutti voi come una testimonianza che scuola, cultura si legano assieme, devono essere il fondamento di un carcere aperto e ricco di attività e prospettive. Quindi grazie al comune che ha predisposto l'atto e adesso procediamo a questa firma, che è un impegno, e addirittura nel protocollo, lo sottolineo, c'è forse per la prima volta il fatto che un posto di lavoro per i detenuti sarà come bibliotecario. Molto spesso i detenuti fanno dei lavori all'interno del carcere che possono andare dalle pulizie alla cucina ad altre mansioni domestiche, e alcuni lavorano anche per i lavori di tenuta dell'istituto, per anche lavori di muratura, di elettrici, di ripristino, di tante cose. Però il fatto che in questo protocollo l'amministrazione penitenziaria si sia impegnata ad avere una figura di detenuto dedicato a questo mi pare che è un segno importante. Quindi noi procediamo alla firma e poi iniziamo i nostri lavori. Grazie di essere tutti presenti qui oggi.
Credo che 6 mesi fa eravamo in questa sala per la partenza di un grande progetto di ristrutturazione del carcere di Via Spalato, un convegno di 2 giorni molto importante che ha dato il via a una procedura che poi ascolteremo quante impegni ha comportato di studio, lavoro, di controlli di ogni tipo. Abbiamo deciso con l'associazione Icaro, qui c'è la presidente Roberta Casco, e con la Società della Ragione, Massimo Prianese da in sala, non lo vedo, di costruire questo appuntamento, perché siccome inizieranno, poi ce lo dirà l'architetto Di Croce, fra poco i lavori, si spera che non ci siano opposizioni alle gare perché siamo affidati, ma insomma credo che diffideremo chiunque dal fare opposizione. E per dimostrare che il progetto non è morto, è in cammino, e soprattutto perché nasca da questo incontro con l'impegno del Comune, della Regione, poi affronteremo quel capitolo fondamentale perché riguarda il diritto alla salute, ed è un... con le associazioni di volontariato e del terzo settore, affrontare la scommessa di come riempire gli spazi che si apriranno, perché avremo 10 locali nuovi nell'ex femminile, abbandonato da 20 anni, alcuni più piccoli, altri più grandi, e quindi dobbiamo costituire un gruppo di lavoro che mentre inizieranno i lavori ragioni su cosa mettere in queste stanze, quali attività culturali, formative, di dialogo, di confronto. È una grande scommessa. È un carcere piccolo, ci sono troppe persone, perché la capienza è di 86 persone, ce ne sono 139, oggi 138 mi pare, perché uno è uscito. E quindi voi capite che le condizioni di vita sono difficili, dovremmo portare il numero corrispondente ai posti che ci sono e costruire però questa nuova dimensione, e l'abbiamo intitolato Ripartire dalla Costituzione. Mentre preparavamo questo convegno è accaduta questa tragedia della morte di Don Pierluigi Di Piazza, a cui abbiamo pensato di dedicare questo convegno per la sua attività a Udine, per essere il punto di riferimento non solo della solidarietà, del rapporto con gli ultimi, ma proprio per il punto di riferimento. E per noi Di Piazza è qui oggi, ci indica di non abbandonare le cose giuste da fare, e le continueremo. Abbiamo inserito una frase di Maurizio Battistutta molto significativa, cioè che il carcere debba essere un luogo utopico di sperimentazione. Ecco, io penso che se il comune, la città, la comunità capisce che dal carcere si può
agire, la sperimentazione sociale, la trasformazione, ma questa è una cosa che cambia. E anche le speranze dei giovani possono trovare un luogo di impegno. Non può essere un'utopia, dobbiamo impegnarci perché sia realtà. E allora con questi due dedichiamo questa giornata a Maurizio Battistuta, a Pierluigi Di Piazza. E partiamo questo... Io ringrazio il sindaco, poi gli dirò di rispondermi a una richiesta che gli ho fatto recentemente, cioè quella di mettere nel carcere una volta alla settimana, ogni 15 giorni, io dico una settimana perché poi probabilmente la proposta sarà più articolata, a un funzionario dell'anagrafe, perché noi abbiamo bisogno di affrontare molte questioni sulla cittadinanza, sulla residenza, sui problemi che possono apparire spiccioli ma sono reali. Allora iniziamo, entriamo, come diceva la mia professoressa al liceo, entriamo in medias res. Poi diceva anche un'altra frase che più significativa, forse non so se vostri insegnanti la dicono, diceva, lei ci dava del lei, era una professoressa straordinaria, era stata anche partigiana e rinchiusa a Villa Triste, nella prigioniera della banda Koch, e ci dette lezioni straordinarie di vita, e ci dava del lei, si andava a un banchetto vicino alla cattedra, interrogava, devo dire che si resisteva pochi minuti a dir la verità, perché poi diceva vada, vada, non ha capito niente, però poi alla fine del trimestre ci invitava lei a darci il voto e comunque diceva va bene, non meniamo il can per l'aia, appunto entriamo in medias res. Allora noi entriamo in medias res e vi leggo il breve saluto del capo del dipartimento Carlo Renoldi, che me l'ha mandato pochi minuti fa. E Carlo Renoldi è stato magistrato di sorveglianza e magistrato anche in Cassazione, e appartiene alla scuola di pensiero di Alessandro Margara. Adesso Roberta fa vedere il volume degli scritti che presenteremo oggi pomeriggio. Allora vi leggo questo messaggio di Carlo Renoldi. Saluto e ringrazio il garante dei diritti dei detenuti del Comune di Udine, Franco Corleone, la Presidente del gruppo di volontariato Icaro Giustizia e la Società del